Siamo in compagnia di John Evelyn, questa sera ospite speciale a San Marcellino a vedere la Fiorentina Basket contro Urania Milano di Serie B. John, un ritorno a Firenze per 2 anni è stata a casa tua, il Mandela Forum al tempo, il palazzetto dello sport è stato casa tua. Quali sono le tue emozioni nel tornare qua? Guarda, mi hanno invitato alla Final Four, la Lega mi ha invitato, volevo che salutassi il pubblico. Quei tempi lì con J.J. Anderson erano indimenticabili, che quell'anno lì abbiamo cominciato con Yomi Sangodei, non so se vi ricordate, poi da quando è arrivato J.J. insieme ad Amico abbiamo vinto quasi sempre, insomma, abbiamo fatto anche la promozione, pieno, palasport pieno, squadra indimenticabile, proprio con Clint e poi come sanno tutti le partite era portarti la partita a parità e poi dare la palla a J.J. Allora eravamo a posto. Questa era la strategia. Oggi il basket è cambiato, non è più il basket degli anni 80, ma ha un fascino diverso. E ha un fascino anche la Serie B. Oggi sei venuto su invito anche del patron Piacenti e del GM Fagotti a vedere questa partita. Tue impressioni? Guarda, chi vuole farsi la pelle, vuole farsi l'osso, deve venire in Serie B, perché ho visto anche qua tanti spintoni, tante botte, anche non fischiati, forse giustamente perché il livello ti porta a quello. Ragazzi, sono quelli che sono più anziani, sono un attimo più lenti, quelli giovani non sono abituati, sono più veloci, rischi di prendere la botte, però ti fa bene perché alla fine ognuno, i giocatori giovani crescono, quelli anziani riescono a giocare di più. Comunque un livello l'ho visto bene, a livello alto, sono andato a vedere 100, che anche loro stanno facendo un gran campionato, non ho visto Armenia, però direi che Firenze c'è. Firenze c'è, Firenze sta cercando con questo progetto giovane, nato solo 3 anni fa, di risalire la china, di portare chissà fra quanti anni, speriamo prima possibile, tanti tifosi e anche non tifosi di questo sport, magari potranno diventare appassionati di basket, di nuovo a quello che oggi è il Mandela Forum. Quello senz'altro, ieri parlavo con Bianchi, presidente della Lega, ho detto guarda, è un sogno, sarebbe che Firenze non solo in Lega 2, non sono in Serie A, però una città come Firenze deve stare in Europa. Discutibilmente la città più bella che c'è in Italia e forse in Europa, è impossibile che il pallacanestro non sei egualmente a quel livello. E poi si è visto anche questo weekend una squadra fatto bene, gioca a un certo livello del pallacanestro, ha riempito Mandela Forum. Io sono sicuro che i tempi di passato, quando c'era gente, ovvio, se perdi la gente non piace perdere, però con un prodotto fatto bene Firenze può benissimo arrivare a alto livello e Mandela Forum può diventare anche piccolo. Mandela può diventare piccolo. Un John Ebeling a Firenze nel futuro lo possiamo vedere, lo possiamo immaginare? Guarda, io sogno vedere Firenze in Europa. Se io posso dare una mano in qualche maniera lo farei di tutto, sempre. Firenze è rimasto il mio cuore, ovvio quando tu giochi in un posto e vinci anche il campionato, certamente hai pensieri e memorie solamente belli, però io vorrei vedere Firenze perché è un prodotto, è una città che merita la pallacanestro a alto livello, proprio perché è Firenze, come Venezia, come Milano, come Napoli stesso merita una squadra a alto livello, Roma merita una squadra di alto livello, solo che i tempi sono quelli che sono, le risorse non sono a massimo, però deve avere un po' di ideologie diverse degli altri e si può fare. Andare su in promozione è difficile, però secondo me Firenze può farcela. Grazie. Grazie a voi.